Buonasera a tutti, datemi un feedback per favore in chat se eh, sentite la mia voce. Perfetto. Grazie a tutti per la vostra partecipazione, inizierò questo webinar leggendo il disclaimer. I contenuti di questo materiale didattico sono offerti da terze parti, non da TICMIL. Ed hanno carattere puramente educativo, non costituiscono nessun incentivo di investimento. Chiunque intraprende questa attività lo fa per sua spontanea decisione, assumendosene tutti i rischi. Di conseguenza, gli autori e TechMill non si assumono nessuna responsabilità per eventuali decisioni di investimento prese dai partecipanti e degli iscritti, e declina ogni responsabilità nei limiti della legge per danni diretti o indiretti connessi a questo servizio. Le opinioni espresse dai relatori non necessariamente rispecchiano quelle di Tickmill, a meno che non sia stato specificato. Avvertenza sul rischio, il trading di prodotti finanziari in leva comporta un alto grado di rischio e non è adatto a tutti gli investitori. Le perdite possono eccedere l'investimento iniziale assicurarsi di comprendere appieno i rischi e di curare attentamente la gestione. Del rischio. Allora, questa sera ho il piacere di avere con noi un graditissimo ospite che non ha bisogno certo di eh, presentazioni, Renato De, Calori, De Carolis, trader eh, indipendente, mentre io sono Giuseppe Cericola, Country Manager Italia di Tic Mill. Eh, prima eh, allora della, del webinar di entrare nel vivo con Renato De Carolis, eh, non so Renato se eh, mi senti. Se... Buonasera, buonasera, buonasera Giuseppe, buonasera a chi è collegato da casa, buonasera. Perfetto. Perfetto, Allora, prima della tua introduzione ai grafici e chi nasce e anche all'analisi fondamentale, eh, diciamo che per chi già segue un po' i webinar con Tickmill c'è lo spazio diciamo, pubblicitario, dedicato al, al, al broker e quindi farò una brevissima uh, presentazione con le caratteristiche uh, principali di Tickmill che è un broker non di in desk con commissioni tra le più basse del settore con spread a partire da zero. Abbiamo una forte regolamentazione dalla FCA UK con fondi custoditi in condi segregati e assicurati fino a 50.000 sterline. Non ci sono limitazioni sui profitti, quindi tutte le strategie sono assolutamente permesse, comprese eh, expert advisor, strategie di arbitraggio, chi più ne, ha, eh, ne metta, eh, nessun record e anche, eh, ci sono anche gli slippage positivi. Questo perché eh, abbiamo una velocità di esecuzione che ci garantisce comunque una, una media eh, sicuramente interessante grazie ai 10 server sparsi per il globo e quindi riusciamo a garantire sempre la eh, migliore esecuzione eh, ai nostri clienti, eh, dove offriamo un'ampia gamma di, eh, di mercati come il Forex, eh, il CFD sugli indici, tra cui il FUSI MIB e abbiamo anche aggiunto da poco eh, il Bitcoin. Ci sono anche degli strumenti di ausilio al, al trader come AutoChartist, la VPS in sconto, il One Click Trading e la demo è limitata, quindi potete poi effettuare tutti i backtest in demo che volete, visto che comunque la demo non ha scadenza. Inoltre, eh, siamo tra i pochi broker ad avere, eh, ad avere nessun costo sui prelievi e depositi. Inoltre, abbiamo un, un programma eh, partner di TickMill molto interessante e eh, anche un'assistenza eh, sulla dichiarazione del capital gain per quei clienti che eh, hanno bisogno, necessitano comunque del, eh, di districarsi nel, nel quadro normativo eh, che è inerente comunque ai mercati finanziari e al forex, quindi abbiamo anche eh, diciamo uno sconto per i nostri clienti grazie a una partnership esterna con uno studio, con un commercialista dove potete leggere eh, l'email. Questo è un po' il quadro da do dove eh, sono sparsi i nostri, eh, i nostri server nel mondo, quindi sono una decina, tra cui ovviamente quelli più importanti Londra, New York e Tokyo. E, eh, qui c'è un'offerta spread e commissioni di Tickmill a confronto con altri competitor, quindi non, non è un sito esterno, il famoso MyFXbook non è un nostro sito ovviamente, quindi potete testare e confrontare voi stessi queste, eh, gli spread, incluse le commissioni che offriamo ai nostri clienti e compararle con i vari competitor. Che scusami se mi inserisco nella videata degli spread, non sono messi in ordine eh, insomma di riduzione qui agli spread migliori, quindi non è che i primi che vedete sono quelli che hanno gli spread migliori. Attenzione, magari esatto, può ingannare. Sì. Esatto, non è così. Sì. 0,60 è l'unica so e quindi non c'è nessuno esatto. sotto 0,60, quindi, giusto perché magari uno vede, sembra quasi in ordine chi ha gli spread migliori. Scusami se sono. No, hai no, fatto bene a sottolinearlo. Non so se notate, che comunque c'è la schermata in verde. Quindi eh, Maf Xbook evidenzia gli mm -hmm. spread migliori Beh, con uh, illuminando la casella di verde e quelli peggiori con la casella uh, rossa. Eh, grazie proprio a queste caratteristiche, proprio nel mese di gennaio, eh, nonostante ci sia comunque stata un interesse particolare nel mondo delle criptovalute, eh, TikTok ha registrato i volumi di trading maggiori della, della storia, arrivando a 119 miliardi di dollari, e quindi entrando nella uh, top 20 dei, dei broker dei, a livello mondiale che superano questo volume di trading ehm, appunto nel, nell'industria del forex. Io ho Finito, Vi rimando soltanto al, al nostro sito di www.ticmil.com dove eh, potete provare le caratteristiche del broker andando a scaricare anche un conto di benvenuto da 30 dollari. Eh, ecco, vi faccio vedere la sezione. Non è necessario registrarvi inviando la documentazione, basta compilare il modulo qui presente con l'email e per chi non è ancora cliente... Verrà dato un conto da 30 dollari quindi non è un bonus, ma eh, vengono proprio accreditati 30 dollari e potete provare eh, le caratteristiche del server Real e quindi farvi già un'idea. Eh, e questo quindi dal nostro sito potete scaricarlo per chi non è ancora cliente. Allora, io avrei finito con uh, la presentazione. C'è eh, esatto magari... delle domande per te sì. nel, nel quadro. lì nel... Sì, le, a... le domande io magari adesso. Rispondo a quelle che eh, sì, il webinar verrà registrato. Ehm. Poi eh, adesso non voglio rubare troppo tempo alla, al webinar quindi magari pe, se avete poi domande specifiche sul broker eh, quindi mi potete contattare direttamente via email, l'email è questa tickmail.co.uk eh, e poi eh, vi risponderò a tutte le domande. Adesso vorrei concentrarmi eh, Renato se tu sei pronto sul, eh, su quello che è l'argomento del, del webinar. Io ho preparato un, uh, oh, un di tappeti, rossi io solito rosso e verde, però rosso e bianco va bene ah, anche assolutamente. Io, Verità non, non li ho mai usati, sono anch'io un trader eh, da circa dieci anni, però non, non ho mai avuto la, eh, diciamo, la possibilità di approfondire questo eh, quest argomento e quindi sono anch'io curioso eh, di entrare nel vivo nell'argomento e eh, ho preparato delle domande che vorrei farti, magari anche un po' per interagire. Sì, Poi, sì, sì, sto... io, la premessa subito è che è un indicatore. Quindi all'interno della piattaforma di della MetaTrader di Ticmill eh, quindi li trovate tra gli indicatori. Eh, devo tirare le orecchie alla metatrade perché non è I can hashi, è scritto I can hashi, che è un termine giapponese tradotto dal giapponese all'italiano. <coughs> Trovate, eccolo lì, vedi, I can, sotto a custom. Eccolo là, I can, esatto. I, I, I can sembra quasi una birra. No, è ah, I can asci. Okay. Sì, 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 sì. Che è tradotto dal giapponese all'italiano è media della barra. Perché? Qual è la differenza? I grafici candele giapponesi sono molto simili al candlestick, alle classiche candele giapponesi, quelle sempre da lì, la provvidenza è sempre quella nipponica. E eh, però, che cosa hanno fatto? Eh, un, I prezzi della candela um, eh, in questione Aikinashi. C'è una formula dietro che è molto simile a quella dei pivot point che prende i prezzi anche della barra precedente, e questo tende a pulire il grafico. Quindi, mentre su un grafico questo è H1, se metti un grafico anche daily, per esempio giornaliero, eh, quindi si alternano delle sedute positive e negative, <coughs> praticamente ogni candela corrisponde ad una giornata di borsa. Adesso siamo già dentro ai Kinashi, però, eh, tende, il grafico ai Kinashi tende a pulire, a rendere molto più lineare quello che è il trend, si vedono questi tappeti rossi e bianchi, così come adesso è la distinzione tra candela al rialzo e candela al ribasso, e quindi questo è l'impatto visivo, qualsiasi grafico, su qualsiasi strumento, guarda puoi trascinare da destra a sinistra eh, qualsiasi strumento, metti i grafici magari fa uno zoom più allargato quindi più <coughs> esteso nel tempo, per vedere proprio scusami, più <coughs> ridotto, ecco qui euro-dollaro non si muove, non lo so, eh, prova a spostare, qualsiasi, cos'è sterlina-dollaro? Sì, ho messo sterlina-dollaro sul daily. O dollaro-yen, cioè su tu, qualsiasi strumento, lo potete utilizzare quindi <coughs> su eh, indici, eh, materie prime, eh, poi eh, valute, tutti, 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 anche titoli azionari, titoli azionari e quindi decisamente lo potete utilizzare su, un po sul qualsiasi... Bitcoin c'è stata l'inversione recentemente sul bitcoin, eccolo là, eccolo lì, dopo quel trend ribassista, poi c'è stato il colore bianco, che è invertito quindi al rialzo, e quindi attualmente è ancora rialzo, però devo essere sincero, bitcoin, almeno il bitcoin che abbiamo conosciuto fine 2000, fino alla fine del 2017-2018, inizio 2018, era troppo veloce per le candele kinashi, perché altra cosa delle candele kinashi, qual è la prudenza, ovvero prima di vedere il cambio di colore, quindi dopo un trend al rialzo, in questo caso verde, un trend al ribasso di colore rosso, quando si comincia a vedere un cambio di colore può essere un alert, un allarme che forse è, siamo alla fase conclusiva di quel trend e che quindi potrebbe invertire. Eh, però non è che a ogni cambio di colore bisogna invertire anche l'operazione. Bisogna incastrare bene la strategia sul base daily o su base 4 ore intraday. Ci sono varie insomma, strategie tecniche che adesso qui giusto velocemente spiego come, per esempio, sul daily si può utilizzare se la candela, quella candela, beh, qui, eh, quella candela rossa che si è formata in alto su Bitcoin era su livelli. <coughs> Massimi storici, quindi non abbiamo riferimenti, però diciamo che una candela di inversione ribassista di colore rosso in questo caso deve essere abbinata. Secondo la mia strategia, per questo, ora non voglio dire che è sempre così: eh, ad una resistenza statica. Io uso solo i livelli orizzontali, le linee orizzontali praticamente, quindi eh, supporti e resistenze statiche. E eh, quindi un'inversione a ribasso deve essere confermata dalla presenza di un'area grafica di resistenza, così come un. Colore di inversione, in questo caso bianco, deve corrispondere a una zona grafica di supporto. Questo eh, perché? Appunto, per avere maggiori conferme. E il grafico chi nasce, chi magari può <coughs> criticare. Il, vedo intanto qualcuno dice che non ha l'audio se non avete l'audio provate a riavviare la piattaforma se avete problemi perché se giusto qualcuno che lamenta problemi vuol dire che forse è in locale quindi provate a riavviare tanto noi siamo qui e ehm, dicevo <coughs> scusate ma purtroppo sono ancora a reduce da un raffreddore e, ehm, quando c'è l'inversione non subito scatta l'inversione su un grafico Echinaschi. Chi magari tende a criticare le candele Echinaschi dicendo che eh, ma il segnale parte troppo tardi. È il prezzo che si paga per essere prudenti. È vero che a volte sei entrato tardi, e comunque può anche eh, decidere di non entrare. Se pensi che oramai il mercato è partito al rialzo o al ribasso, non sei costretto a farla, e quindi magari dice: Questa volta passo. Purtroppo è stato troppo rapido, troppo veloce il mercato, troppo reattivo da quella situazione lì. Uno, due, però posso garantire che eh, la prudenza dei grafici, e chi nasce, evita di prendere molti falsi segnali. Ora stai proprio lì su quella situazione grafica dell'euro-dollaro, che è fantastica, sì, sì, su quel 1,25 eh, davvero di tutto e di più si è creato un muro proprio enorme. Dove tracciare? Dove, tra, dove vado io personalmente a tracciare supporti e resistenze su un grafico daily? Mi eh, <coughs> integro l'ausilio del eh, grafico a candele normali, ovvero, quando io vedo un colore rosso dopo un trend, per esempio, Aspetta così... Al... Lo metto così, facciamo il confronto. Se riesci sì. a mettere i sì, visualizzati insieme, tutti e due, uno accanto all'altro, chiudi. Ok, non volevo togliere, però facciamo così, poi lo rimetto. Ho al massimo devi creare un altro <coughs> profilo. Sono entrambi dei, daily, perfetto. Allora, quando ho visto crearsi, formarsi un cambio di colore sul grafico a destra, Aikinashi, il primo, diciamo, la prima situazione rossa che si è formata. Aspetta, che seguo con <coughs> il cursore, sì, praticamente. La prima, quella più a sinistra, praticamente, quando c'è stata la prima inversione rossa, praticamente quando si era arrivati verso una zona 1.25, vedo comparire non tanto quelle due candele che si chiamano doji, le candele doji sono okay, quelle quindi. dove apertura e chiusura sono sullo stesso livello, indicano tanta incertezza, quindi aspetto magari l'altra rossa che si è formata dopo è quelle successive, tre, esatto. Però la, quella candela rossa da sola non mi dice ancora nulla, non significa che io giù la, bu, mi butta a capofitto, vai short tutta la vita. Devo tracciare vedere se da quelle parti verso 1,25 effettivamente c'è una zona di resistenza. Storicamente andando indietro nel tempo, vedere se da quelle parti sono successe delle cose interessanti. Come dico, mi piace dire, eh, ho preso la scossa, il mercato ha preso e invertito a rialzo o a ribasso. Dove vado a tracciare la potenziale linea di resistenza? vado sul grafico a sinistra con le candele giapponesi e quel gruppo di resistenza che abbiamo visto prima, verso 1,25, vado a tracciare la potenziale linea di resistenza sulla chiusura più alta delle candele giapponesi, quindi sui livelli ufficiali. Quindi era ancora quell'altra prima, precedente, la situazione di quelle candele lì, la più alta. La quindi, chiusura, dici, giusto? Sì, la chiusura più alta tra quel gruppo di okay. candele che, che dovrebbe essere... Qui. Eh, sì, perché io uso le barre però. Allora, la, la chiusura sì, quindi in questa zona, sì. quella più alta. Cioè, comunque, 1,25 non riesco a leggere bene 1,25 e cosa... 0,5 sì, comunque da, tanto al, giusto al, per andante. spiegare cioè prendete come riferimento la chiusura più alta se trattiamo, stiamo parlando di resistenza chiusura più bassa quando si parla di supporti ora metti anche a tutto schermo il grafico a candele giapponesi che per il momento Aikinashi ci ha dato il rosso, per ora dobbiamo vedere con questo rosso c'è effettivamente o oh no una zona di resistenza quindi adesso restringi il più possibile vediamo è successo qualcosa in passato di Interessante verso 1,25 che ci conferma che effettivamente siamo una zona grafica sensibile dove il mercato è invertito a rialzo o al ribasso. C'è già qualcosina lì, come vedi prima era un supporto. Quella linea lì, poco prima era stato un supporto. Nel momento in cui è stato violato, è diventata resistenza. Quello prima era supporto, poco prima era stato un grande supporto. Sempre dove hai tracciato la resistenza, poco prima, poco prima a sinistra, a sinistra, a sinistra. A sinistra Ah, Ancora, eccolo là, guardalo lì come è stato preciso, come l'ha lavorato preciso. Prima non so se si vede, però sì, c'è cioè, magari... Poi una volta che l'ha violato, è diventato supporto violato, è diventato resistenza, infatti pullback preciso, è andato lì e da lì è venuto giù fino ai minimi sotto 1,04 a fine 2016 quando si parlava di possibile... Eh, parità euro-dollaro nel 2017 con la politica Trump, il super dollaro Trump che non c'è stato, abbiamo visto invece qual è stata la reazione del mercato e ora a distanza di tempo siamo tornati a bussare alla zona 1,25 quindi, tornato... quindi adesso zoomando un po' quella zona lì eh, è un supporto del è addirittura del, del 2014 ovviamente perché è un grafico daily e quindi c'è tutta questa zona in cui ha fatto un po' da su e giù su questi supporti, poi è diventata comunque resistenza. E quindi eh, guarda, caso, guarda caso, ora dove, dopo che è andato giù fino a 1,04, dove è andato a bussare nuovamente. Se riesce a inquadrare adesso tutte e due le situazioni grafiche del 2014 con quella presente, facendo gli zoom, quindi sempre sul grafico a candele giapponese si può fare tranquillamente. Quindi. Andando a rivedere. Eh, vedete come da, da lì una volta che ha buttato nuova. giù 1.25 è sceso fino a 1.04, a sua volta vedete quell'1.04 fantastico sotto che si vede lì sotto e ora proprio a 1.25 nuovamente stiamo incontrando, il mercato sta incontrando delle difficoltà ad andare oltre quindi già in passato, quella situazione 2014 ci dice che da quelle parti verso 1,25 succedono delle cose interessanti però attenzione, perché io uso le, le candele chi nasce non uso altri indicatori, oscillatori tra altre cose vedo eh, Luca che dice ci sono valori di impostazioni particolari per l'indicatore, eh, no così com'è, praticamente avete visto eh, Giuseppe l'ha <ride> incaricato sul grafico eh, e, Molto semplice, quindi almeno questa è una strategia per il daily, diciamo, quindi abbastanza... E quindi, ricapitolando, uh, mi sembra di capire che sia molto oggettivo anche come metodo. Tu aspetti comunque un qualcosa che succeda prima sulla, uh, sul grafico uh, e chi nasce, giusto? Yes. Quindi quindi sì. in questo caso sarebbe più una strategia eh, diciamo contraria al mini reverti contro trend. Esatto, esatto esatto però se si forma quella candela rossa dove tu hai adesso il mouse vuol dire che già è partito un mini trend ribassista cioè per essere stata confermata quella candela rossa vuol dire che già dalla seduta precedente sono partite delle vendite ecco perché eh, io chiedo aiuto alle candele, ai chinasci, perché supporti e resistenze storicamente sono destinati a saltare, a essere violati. Quindi, quell'1.25 che in passato magari è stato fantastico: mega supporto, mega resistenza, non è detto che se ritorna da quelle parti effettivamente lo rivedremo come punto di inversione. Chiedo aiuto Aspetto la formazione di una candela rossa e chi nasce, e anche con la formazione di una candela rossa e chi nasce non è 100% successo, garanzia di successo. Oppure, quindi, resistenza più candela rossa e chi nasce o supporto candela bianca o verde, solitamente per quella rialzo, non è garanzia, però mi dà già. Se c'è quella candela rossa che tu adesso stai selezionando, vuol dire che già non sono più da solo. Se vuole entrare short, se volesse entrare short, non sono più da solo, non sono contro trend perché se si è formata quella candela rossa vuol dire che già è partito un mini trend al ribasso. Quindi, questo è il motivo adesso stavi continuando il ragionamento? Quindi dicevi quando parte una rossa una rossa. Escludendo poi magari le doji perché questo caso è spiegato che comunque è ancora in certezza quindi non, certo. eh, non abbiamo ancora eh, un quadro chiaro della situazione, però eh, qui vedi una rossa, ti vai a cercare un importante eh, livello di, di resistenza che in passato comunque ha funzionato e quindi ti vai a aiutare con... I grafici classici. Ricciato sulla chiusura più alta, se parliamo sulla, di resistenza, esatto, sulla chiusura esatto, più sul... bassa delle candele giapponesi, quindi dei livelli eh, ufficiali di mercato, sulle chiusure ufficiali di mercato. Ok. Qui, che grossomodo comunque in questo caso eh, abbiamo visto che comunque corrispondevano anche eh, in maniera molto precisa eh, in area 1.25. Utilizzi anche magari eh, il, il rand number oppure sono cose che...

Vengono segniti un po' di più dal mercato oppure eh, una no? Considerazione... Ai fini della eh, strategia, cioè dove tracciare supporti e resistenza, e no, vado a prendere i valori di chiusura più alti se parlo di okay. resistenza, siamo su resistenza, più bassi se parliamo di supporto. Poi bisogna contestualizzare una parola che io ripeto, ripeto fino alla noia: perché non bisogna avere i paraocchi, ovvero c'è stata la candela rossa, c'è cioè la resistenza, però magari quella candela rossa, la resistenza si forma il giorno prima spesso volentieri succede questo che si va a confermare un quadro grafico poco prima di un grande evento, che può essere un meeting di una banca centrale, dati macroeconomici, non fan payroll, qualsiasi cosa, insomma, quelli che solitamente i market mover che muovono in maniera considerevole il mercato e quindi puoi anche ancora ulteriormente aspettare, però Giuseppe io sposo anche la tesi di chi mi dice "Ma io quando ho fatto un back test sono andato a vedere indietro nel tempo e ho visto dei segnali Mica so che cosa c'era in quel momento che c'era un dato, ma ho visto le inversioni e le faccio. Quelli quindi che dicono l'analisi tecnica anticipa le news in qualche modo. Insomma, però, ognuno è libero di scegliere la strategia vede la situazione grafica e si mette short a prescindere da tutto anche quindi dalle notizie, news, dati macroeconomici così come quello che è magari ulteriormente prudente e aspetta che si esaurisca l'effetto, dato, evento se il segnale ancora è valido se si è ancora vicino a quello che sarebbe stato il prezzo di ingresso originario iniziale, magari dice beh, adesso che è finito tutta la volatilità potenziale quella che è stata la volatilità su un dato Sto fermo, rientro adesso. Se ancora ci sono le condizioni per farlo, quindi questo, diciamo grosso modo, è, eh... sì, quindi per, poi Per quello che dicevi, che eh, comunque eh, diciamo le, le resistenze e i supporti tendono ad essere rotti eh, sì. sto, dal, dal grafico che vedo, comunque si sposa bene anche con una logica di, eh, di swing trading, cioè di andare a riprendere magari quelle resistenze e quei supporti, esatto. Eh, per, sì, 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 sì. no, ma. Sempre. Può essere l'integrazione dei grafici e chi nasce, può essere anche una conferma in più rispetto ad un'altra strategia che uno usa, che uno già usa di sé una sua, e va a vedere e dice, ma quasi quasi, andiamo a vedere il grafico e chi nasce, è rosso, è bianco, è verde, blu, nero, bianco, adesso in base a quelli che sono i colori al rialzo e al ribasso, per dire, quindi assolutamente. Cioè, quindi questa situazione qui che abbiamo descritto, che dove hai spiegato di... Uh come lavorarla in modo contrario, nel caso invece un trader sia più predisposto magari al trend following o comunque a bravissimo, tecniche di swing trading, esatto. io potevo e... comunque anche lavorarla per andare a riprenderla quella resistenza. Assolutamente, fantastico, sì. Esatto, uno magari si è formata la rossa, c'è la candela rossa e chi nasce? C'è la resistenza, siamo su una mega resistenza, ma Giuseppe dice no, non ci credo, io in quella resistenza, in questo short, non ci credo, secondo me qui il mercato comincerà nuovamente a spingere al rialzo, non la fai, non segui e aspetti eventualmente come è successo dopo con quelle bianche, dopo quella mini discesa, di rientrare eventualmente al rialzo. Quindi, per andare a quello... cercare la rottura eh, della resistenza. Però, però ovviamente l'euro dollaro adesso è molto incerto, non sa proprio che strada prendere per il momento, se, tra situazione euro e situazione America con un dollaro. Che in maniera anomala non spinge al rialzo, nonostante l'approvazione della riforma delle tasse, nonostante i dati sull'inflazione che si stanno alzando, abbiamo visto i salari anche al rialzo, c'è un dollaro fermo. Fermo per la felicità di Mushin e di Trump, l'amministrazione Trump, perché ovviamente favorisce l'export una bilancia commerciale dove c'è un deficit importante per quanto riguarda eh, l'America. Però hai detto bene: cioè uno può anche dire. Non faccio la rossa, non seguo lo short, ma io credo più nel long eventualmente e quindi aspetto la violazione di quella resistenza. Magari adesso vedi, si è riformata nuovamente, in una seconda occasione, di nuovo test, non ha superato 1,25 nuovamente rossa, però tu dici no, non mi piace, io short di euro-dollaro non mi metto di short di euro-dollaro aspetto ancora la violazione di quel 1,25 per entrare long, perché voglio essere trend follower, quindi uno può decidere quale dei due sposare come strategia contraria o trend follower o fare tutte e due Eventualmente, quindi non lo esatto, comunque. Quando si possono, vado no, io a decretare ovviamente. violata quella resistenza? Secondo la mia analisi, se mi fa una chiusura giornaliera di una decina di pips sopra, quindi chiusura giornaliera, attenzione. Quindi dovevi tracciare. Dove hai tracciato la resistenza? Sul grafico a candele giapponese, ovviamente. Okay. E poi la stessa linea la vai a tracciare su quello ai kinashi Quindi adesso dovrebbe fare una. Chiusura sopra questo libro. Io non riesco a leggere, già l'età è quella che non, ho, non, è, non riesco a vedere bene. 1,25, diciamo quella lì, 1,25,05. Cos'è? Esatto, facciamo. Andiamo, sì, è 1,25,05. Diciamo la chiusura più alta di quel gruppo di candele, eh, se mi fa una chiusura daily giornaliera da 1, 25, 15, 10 pips sopra, allora chiusura giornaliera, per me quella resistenza è stata violata e quindi se sono short devo chiudere sicuramente l'operazione al ribasso, se volevo entrare long ci sono i presupposti per entrare al rialzo eventualmente, quindi. Ottimo. E quindi questo è, diciamo, per la spiegazione tu viene... hai introdotto anche un po' di diciamo, ovviamente, già hai fatto un'introduzione un all'analisi un fondamentale che mi sembra di capire che, che sia uh, importante da integrare con uh, diciamo anche la la configurazione grafica se uno vuole eh, sì. sì se uno vuole sì tra le altre cose sta per tre minuti e c'è proprio la pubblicazione dei verbali dell'ultimo meeting della Federal Reserve quando c'era la Yellen presidente dell'ultima volta che è stata insomma ha presieduto la, il meeting da questo mese è cominciata, cominciata l'era Jay Powell e, eh, potrebbe movimentare potrebbe movimentare potrebbe esserci qualcosa eh, io intanto leggo qui Antonio che si il, de il debito pubblico che fa paura assolutamente il debito americano, è veramente mostruoso, e con il taglio delle tasse rischia di aumentarlo ulteriormente, anche il budget di spesa pubblica che hanno approvato recentemente per evitare lo eh, shutdown. E quindi, adesso, per esempio, c'è questo verbale dei meeting della Banca Centrale Americana che. Darà oramai eh, dall'ultimo meeting abbiamo visto che la Banca Centrale la Federal Reserve intende alzare i tassi di interesse. La dinamica qual è? Se si alzano i tassi di interesse, si apprezza la valuta di riferimento, però non è automatica, attenzione, viceversa, se scendono i tassi, tende a perdere valore. Abbiamo visto l'euro, per esempio, da quando è stata la politica che ha portato i tassi a zero, praticamente ha eh, svalutato la moneta perché con tassi più bassi circola più moneta perché Tutti affari mutui, finanziamenti, perché con tassi bassi e quindi questo tende a far perdere valore e viceversa, con tassi di interesse a rialzo, costo del denaro che aumenta e quindi diventa più eh, eh, costoso anche finanziarsi. Però in teoria, perché abbiamo visto che recentemente con la banca centrale americana che ha confermato di voler tre, addirittura adesso se ne parla anche di quattro, vedremo adesso se dai verbali emerge qualcos'altro, qualche indicazione in più a questo che già sappiamo quello che è stato detto pubblicamente nello statement e nella, eh, no non c'è la conferenza, non mi ricordo se a gennaio c'è stata conferenza stampa della Iene, mi sa di no. Adesso non ricordo, sinceramente, e, eh, esatto. e quindi, e quindi insomma, oggi ha parlato un altro membro eh, della Fed che, però, quest'anno non è votante, ovvero era stato eh, Arker, che addirittura lui ha parlato di due rialzi dei tassi per il 2018. C'è cioè chi dice tre, c'è cioè chi dice quattro. Vedremo, vedremo se adesso, dal eh, dai verbali. Beh, Uscirà qualcosa che potrà in qualche modo dare un input in più, però attenzione perché la reazione del dollaro è stata anomala in, questo, eh, in questi mesi, in queste settimane, dove in teoria doveva salire e non è mai salito, è sempre stato col freno a mano. Poi c'è stata una reazione, però adesso siamo lì con un euro-dollaro, con altissimo ancora 1,23 e 24. Ehm, quindi spero che. Insomma, la strategia sia abbastanza chiara. Ho sì, cercato poi, di spiegarlo poi perché. Perché, perché eh, intanto arrivano, stanno uscendo le prime eh, se, flash di agenzia. Se sulle, no, seguirla su, insieme. Eh, su Twitter, lì bisogna andare. Su Twitter, eccole quello che stanno uscendo. La maggioranza dei membri ritengono che ulteriori rialzi dei tassi saranno appropriati. Vabbè, tutto questo vediamo se c'è qualcosa come reazione per il momento qualche vendita vedo qualche vendita di dollaro qualche vediamo se c'è qualche sempre. Se sono uscite tutte le hanno sparate tutti insieme quindi è difficile adesso devo vedere tra queste che sono c'è cioè, importante come effetto l'official is... yeah, was not pace ecco qui forse questa perché la dinamica legata è agli stipendi, alle eh, buste paga che sono quello che un po' eh, hanno frenato il rialzo dell'inflazione perché se aumentano gli stipendi ovviamente c'è più propensione alla spesa e quindi eh, la spesa incide per due terzi sul PIL e l'America ha bisogno di un PIL che vada, galoppa più del debito e quindi intanto vedo il, anche il, i rendimenti che prima sono saliti adesso stanno scendendo quindi anche adesso acquisti di dollaro, stiamo assistendo a degli acquisti di dollaro It was not pace or wage gains might not increase. Uh, 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 uh. Not if you sell, broad base. Non ci sono segni generalizzati. Pochi segni uh, che fanno pensare ad un pick up, rialzo della crescita degli stipendi. If you sell some lack, Il mercato del lavoro resta. Positivo e questo lo sapevamo. Più che altro ci si chiede se non siamo arrivati ormai a un livello. Questo, se non sbaglio, è l'ultimo meeting della Fed con la sì, se, 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 con la versione yellen, yellen. yellen. Mm -hmm. Poi sto leggendo ancora qui dei flash agenzie che sono tantissimi, praticamente, hanno fatto ufficiali official di decline dollar. Allora, ci sono anche alcuni membri della Fed Reserve che eh, si aspettano che eh, un declino del dollaro, perché ovviamente eh, vedete per esempio la sterlina, che da quando c'è stato Brexit che è crollata, è venuta giù fino ai minimi sotto 1,20, ha portato l'inflazione a salire fino al 3%, ci si aspetta da questo ribasso del dollaro un aiuto per tornare, far tornare l'inflazione al 2%. Quindi vedete queste dinamiche tutte da quindi... incastrare. Sicuramente è appunto, il termine esatto è quello di incastrare anche un po' tutte le informazioni dell'analisi fondamentale e poi coniugarle insieme a quelle che sono poi le strategie operative eh, La credo maggior che parte degli appartenenti del, del FOMC, che è l'organo esecutivo della Federal Reserve eh, pensano che probabilmente l'inflazione salirà nel 2018 e si stabilizzerà intorno al 2% nel medio termine poi ancora sto traducendo in inglese, il nostro ufficio presenta un strong outlook di poi potrebbe essere un, uh, un outlook ancora più uh, forte, modestamente però non in maniera clamorosa e niente, non mi sembra, non mi sembra insomma che sia venuto emerso qualcosa di importante per il momento. Vedo, fate anche i movimenti su sì, eh, euro-dollaro euro comunque movimento attuale di 17 La L'azione core, quella depurata dagli elementi più volatili, energetici e alimentari, dovrebbe toccare il 2% nel 2019, che è quello, sicuramente il dato che guarda con maggiore attenzione la Federal Reserve. Eh, Renato, io allora, leggo una domanda intanto di Francesco che mi chiede il modello di esecuzione TIC1000, non so se hai visto all'inizio del webinar, l'ho spiegato, è un modello non di Lindesk, quindi tutte le operazioni, il 100% delle operazioni vengono girate alle nostre controparti, quindi ai nostri liquidity provider, eh, vengono. Girati inoltre in modalità nascosta, quindi la controparte non vede se è un ordine eh, di acquisto con lo stop loss o altro. Quindi il modello esatto di, di esecuzione non di l'indesk. Poi eh, c'è una domanda per te, Renato: è dove piazzare gli stop loss e i take profit? Probabilmente allora, si riferisce alla, alla strategia che hai spiegato. Eh, allora, il vero stop di quell'operazione che prima, per esempio, abbiamo visto sull'euro dollaro è se decade il motivo per cui è nata quella resistenza, quindi se mi fa una chiusura giornaliera di una decina di pips, poi siate flessibili, insomma, intorno a una decina eh, qualche pip più, qualche pip meno, sempre contestualizzando la situazione. Se mi va, se c'è una violazione di quella resistenza allora quello è il vero stop, perché non c'è più motivo di restare a ribasso se quella resistenza, lo scopo, la ragione per cui mi sono messo short, non c'è più, quindi quello è il vero stop. Però, siccome bisogna attendere la chiusura della giornata, sappiamo che in alcune sedute possono esserci delle escursioni forti di movimento dei prezzi, eh, consiglio l'uso di stop loss di protezione, diciamo, in modo tale da stare tranquilli e metterli sempre in macchina per stare tranquilli, in modo tale che... È quelli metterli sopra i massimi relativi, quindi lo stop loss vero è quando c'è una chiusura giornaliera di una decina di pips sopra il livello di resistenza e lo stop loss di protezione, come lo chiamo io, posizionarlo sopra i massimi relativi, diciamo in modo tale che poi vedete se dalla partenza del segnale sopra i massimi relativi sono 100 pips anche fate 150 poi ovviamente attenzione alle size che utilizzate i quantitativi che utilizzate eh, in modo tale che uno si può spaventare e sentire 100 pips, 200 pips ma grazie all'effetto leva i margini utilizzati possono essere poca roba poca cosa quindi insomma non è che qui si tratta poi di un'operatività daily e quindi intanto acquisti i dollari, stanno acquistando dollari, gold c'è cioè, infatti Giovanni che scrive gold, sì, infatti, gold è partito 1000, un... mille... vendite di dollari scusate perché se sale gold vuol dire che è 1335 sta battendo si sta in certo momento. anche un po' l'euro dollaro vendite di dollari vendite di dollari infatti anche l'euro dollaro sta salendo in questo momento mercato azionario pure Nasdaq e Dow Jones SP 500 pure stanno spingendo al rialzo vediamo se c'è uscito intanto qualcos'altro dai verbali non mi sembra non mi sembra mentre per il take profit dove potrebbe essere un rapporto di magari di rischio allora sicuramente sicuramente cercare di realizzare un profitto pari a quello che è il, lo stop quindi se è un, un'operazione almeno a uno come si usa dire rapporto rischio rendimento almeno a uno cioè quanto siete disposti a perdere potenzialmente da quell'operazione tanto dovete cercare di guadagnare se no nel medio e lungo termine non avrete risultati positivi nella vostra performance indubbiamente se la bilancia pesa più nel rendimento, quindi a fronte di uno stop 100 avete un take profit di 300, mediamente ma da sé che fate meno fatica per recuperare operazioni in perdita. Perché che cosa succede? Io non dico di posizionare già un take profit da subito, oppure spezzettate l'operazione, fate più uscite, diciamo così come potete fare, più ingressi, anche più uscite. È, eh, perché a volte i tappeti che si creano, questi lunghi trend di inversione, se quella giustamente da qui adesso l'euro dollaro, da quell'1,25 comincia a scendere, può fare tanta strada, per esempio. Quindi eh, non mettere freno alla provvidenza, lavorare col trailing stop, che è l'adeguamento dello stop in base all'andamento positivo dell'operazione. Quindi sposare il trailing stop, oppure si possono, si vanno a individuare altri livelli, insomma, tali da poter. Eh, dove magari si pensa che lì il mercato possa frenare al ribasso o al rialzo in base a quella che è l'operazione, insomma, eh, perché io uso le candele ai Chinasci e non altri indicatori oscillatori? Perché le candele ai Chinasci non ci sono, parliamo adesso del grafico daily, non è personalizzabile, cioè non è come una media mobile che io posso cambiare il numero dei periodi. O come altri indicatori si possono personalizzare i settaggi e le configurazioni sul grafico daily euro-dollaro. Quella candela è rossa, è rossa, non posso dire. Giuseppe, io la vedo arancione, non, lo so, non la vedo proprio, la vedo grigia. No, è rossa, è chiaro. Quindi, o nero o bianco, non mi dà un grigio, quindi mi dà un segnale oggettivo forte. Che quando si fa trading con tutte le pressioni del trading è importante avere dei segnali chiari dai grafici. Quindi ecco perché io uso le candele Chinasciti e non aggiungo altri, però questo non significa che io sia contrario all'uso di indicatori, oscillatori, quello che è. A me piace semplificare al massimo quelle che sono le strategie. Sì, che è un trading che e piace quindi... particolarmente anche a me. Quindi questo metodo è molto oggettivo. Quindi, eh, sicuramente è un approccio che, che sposo in pieno. Ehm, Antonio chiede, eh, no era Giovanni, di cancellare, è eh, chiesto di cancellare la candela della domenica, eh, no, però sui grafici di Tickmill non, non c'è la candela della domenica. E quindi non c'è problema, no? Perché su alcuni broker che hanno quell'ora, due ore di negoziazione della domenica, ovviamente va a sballare, eh, perché, siccome ho detto, le candele che nasce prendono in considerazione i prezzi della candela precedente, ovviamente una candela di uno o due ore tende poi a far disorientare i trader, quindi eventualmente non prenderle in considerazione assolutamente. Perfetto, allora vediamo se c'è qualche altra domanda, altrimenti poi chiudiamo il webinar. Tanto questo Renato è il primo dei primi appuntamenti sì, che abbiamo organizzato insieme. Poi... Parleremo anche dell'indicatore De Caroli Sai Chinasci che ho realizzato insieme al mio ehm, collaboratore, inform partner informatico Sabino Martiradonna. Dove lì andremo a sbizzarrirci con tante tante strategie. Magari ci sarà anche Ivan, il mio collaboratore, faremo dei webinar insieme in ottimo, cui parleremo dell'indicatore De Caroli Sai Chinasci. Quindi c'è molta è... carne al fuoco sicuramente. Tanta, quindi... tanta, tanta eh, tanto, eh, assolutamente. Diciamo... E tu, tra, eh. tra l'altro, sei l'organizzatore del favoloso training talent. Eh, show, show coaching, coaching. Sì, 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 sì davvero una bella, bella esperienza sta venendo fuori no, davvero la, una bella la esperienza la prima partenza l'abbiamo un po' eh, diciamo <ride> eh. Non Teccato, siamo davanti, diciamo diciamo, sì. però vi ricordo che il 28 febbraio c'è l'appuntamento con uh, il nostro coach uh, Marco D'Andrea che anche lui ha un metodo molto oggettivo, come abbiamo visto adesso. È per... eh, stata una finanziare. bella video intervista con Marco, assolutamente esatto. da, da approfondire anche la sua strategia. Infatti sono curioso anche io assolutamente di vederla all'opera. Attenzione, esatto, che stanno eh. vendendo dollari, vendono dollari, vendono dollari, dollari in giro per il mondo. Gold 1.335, 123,56 euro, dollaro. Anche New Zealand sta spingendo 0,73,80. L'australiano, insomma, beh, eh, dollaro yen a 107,36. Tutto sommato tranquillo, anche perché il dollaro yen vive di una correlazione intermarket positiva con gli indici Wall Street, che stanno spingendo anch'essi al rialzo. Francesco, dice, è appena arrivato c'è la registrazione, Francesco potrai vedere la registrazione e quindi vedere dall'inizio. Sì, ve la invierò via email a tutti gli iscritti, quindi um, non so se sarà già disponibile domani, però comunque nei prossimi giorni avrete la registrazione. Poi c'è anche la domanda di Antonio. Io poi, magari eh, Renato, se sei d'accordo di chiudere il webinar con rispondendo all'ultima domanda di eh, Antonio se chiede se guardi, Sono... è già un po' specificato. Però, se guardi i time frame inferiori, con se il... scendiamo sotto il daily, la strategia già cambia. Se scendiamo sotto il daily. Quindi, se scendiamo sotto il grafico giornaliero, ci sono altre strategie con altre dinamiche. E lì, sotto il daily, l'indicatore De Caro Nasce per MetaTrader 4 è quello che va benissimo, perché lì si inseriscono altri filtri. Ma lì dobbiamo spiegarlo per bene. Insomma, c'è cioè, 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 Avremo sicuramente occasione. Va bene. Allora. Direi di, ehm, di chiudere qui il webinar, grazie a tutti i partecipanti e vi auguro una buona serata. Grazie, grazie, grazie da grazie parte mia, grazie davvero a tutte le persone grazie a te Giuseppe insomma, per avermi oggi <ride> chiesto di essere far parte di questo webinar. Grazie, grazie e buona te, serata. Te, buona serata a tutti.